Ciao a tutti, oggi prepareremo il couscous con pollo e verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono couscous precotto, acqua, dado vegetale Bimby, olio, petto di pollo tagliato a pezzetti, zucchine tagliate a dadini, melanzane tagliate a dadini, carote tagliate a dadini, pisellini, peperoni rossi tagliati a dadini, pomodori secchi sott'olio, scalogno, sale, pepe, noce moscata, spezie per couscous, prezzemolo e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo aggiungiamo adesso il pollo le zucchine le carote, i peperoni e i piselli. Il prezzemolo e il basilico che abbiamo tritato, il pepe, il sale. Un goccio d'acqua. Chiudiamo col coperchio il misurino e azioniamo il Bimby per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Le verdure col pollo sono cotte. Trasferiamolo in un'insalatiera e mettiamole da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale l'acqua, il dado, l'olio e portiamo ad ebollizione. Per 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso con le lame in movimento, quindi senza tempo e senza temperatura, ma con l'antiorario a velocità 1, versiamo il couscous dal foro del coperchio. Aggiungiamo la noce moscata, le spezie per couscous, chiudiamo con il misurino, stoppiamo il Bimby e lasciamolo all'interno del boccale per un paio di minuti. Nel frattempo metteremo i pomodori secchi nella ciotola con le verdure e il pollo. Trascorso il tempo, amalgamiamo delicatamente il couscous. Trasferiamolo adesso nell'insalatiera con le verdure e il pollo. Dopo aver amalgamato il couscous insieme alle verdure e al pollo, andiamo a impiattare. Couscous con pollo e verdure.
Grazie e alla prossima ricetta!